7.2. Verità su come realizzare i tuoi sogni. Allora, spesso si sente parlare di legge dell'attrazione, si sente parlare di come attrarre, come manifestare nella propria vita, come manifestare questo, come manifestare quell'altro, ma ci si dimentica una cosa fondamentale, che spesso queste tecniche vengono utilizzate da illusi. Sono gli illusi che sperano di poter ottenere le cose senza metterci energie, senza sbattersi, senza fare nulla. Senza fare nulla non ottieni nulla. Se vuoi ottenere, se vuoi realizzare i tuoi sogni, ci devi mettere impegno, ci devi mettere forza. Non serve, perlomeno serve, ma non è sufficiente stare lì a pensare mi capiterà questo, mi capiterà quello, a visualizzare le cose che ti capiteranno se poi tu non fai niente, se poi non agisci. Spesso può essere un parcheggio, diciamo così, perché le persone di fatto non si vogliono impegnare. Quando si dice uscire dalla zona di comfort, vuol dire uscire dalla zona di comfort, vuol dire fare delle cose, entrare in contatto con delle situazioni, non vuol dire stare lì comodamente seduti sul divano, diciamo così, a pensare, diciamo, che si possa realizzare qualche cosa sperando che le cose si realizzino. Allora, intanto la prima verità è che se vuoi ottenere qualcosa devi interagire con le persone giuste. Noi l'unico potere che abbiamo ce l'abbiamo col potere di interazione. Col potere di interazione abbiamo la capacità dell'interdipendenza, creare dei collegamenti e quindi creare un network dove puoi sviluppare un'idea, dove puoi sviluppare qualunque cosa è fondamentale. Non è detto che hai bisogno di qualcun altro, ma devi interagire. Devi interagire in qualunque modo. Ovviamente questo vale per tutti i sogni della vita, che siano sogni sentimentali affettivi, che siano sogni legati al business, che siano sogni legati a qualcos'altro. Beh, io credo che tutto questo possa essere, come possiamo dire, indifferente. Ovviamente le interazioni devono essere diverse. Probabilmente se tu sei interessato al business dovrai interagire con certe persone, se sei interessato alle relazioni sentimentali con altre persone. Ma quello che è importante è imparare a interagire, conoscere, diciamo così, le persone giuste può cambiarti la vita e questo è un dato di fatto, quindi devi interagire, devi muovere il culo, diciamo così, darti da fare. La seconda cosa è che devi scegliere un settore, qualunque cosa sia, che ti appassioni, perché la passione vale più di tutto il resto, cioè mettere energia in quello che fai vale più di tutto il resto. Magari non diventerai, come dire, il numero uno per dire, no? Nel business, non diventerai il Jeff Bezos, diciamo così, della situazione o quell'altro Elon Musk, ma avrai comunque successo, non sarai sicuramente il catramista cassintegrato. E lo stesso discorso vale nelle relazioni sentimentali affettive, se tu metti dei giusti paletti, è fuori dai coglioni le persone che non ti vanno bene perché non ti danno quello che vuoi. Beh, non andrai certo a, come dire, se tu devi darti un target e tutte quelle persone che non fanno parte del tuo target, le scarti. Come dire, devi, perché se noi siamo guidati dalle emozioni, beh, tutto può, diciamo, dobbiamo essere guidati da una sfera razionale, da una sfera logica che ci dà le giuste direttive, le giuste idee. Poi certo dobbiamo anche goderci le emozioni, ma deve essere noi tutto sommato che dobbiamo imparare a
pilotare, diciamo, sulle emozioni. Alle persone, quindi il terzo suggerimento, che credo sia importante che ti do, è che alle persone di te non interessa. Cioè, se tu vuoi ottenere qualcosa da qualcuno, devi andare a toccare i tasti che interessano a quella persona. Non c'è altro verso. Se vuoi fare innamorare qualcuno, devi andare a sollecitare le sue emozioni. Se vuoi, come dire, avere un successo finanziario, devi andare a sollecitare i bisogni della persona. Non è che tu, non è, come dire, che ci sono, non puoi sperare di trovare il principe azzurro o la principessa che ti vede e si innamora di te, perché probabilmente si innamorerà il catramista o la sciampista, questo è un dato di fatto. La quarta cosa che ti suggerisco è essere coerente, cioè fare focus, cioè focalizzarti su quello che ti interessa e tralasciare tutto il resto. Il multitasking può funzionare nella scelta magari di un'opzione. Ma poi devi portare avanti focalizzandoti, devi lavorare duro, devi lavorare sodo, devi mettere tutte le energie che hai a disposizione. Questo è quello. Chi ha successo non ce l'ha. Certo, ci può essere, come dire, la fortuna, che capita, ma non è che uno può basarsi sulla fortuna, perché non è prevedibile, nel senso che se tu speri di campare perché ti concentri sul vincere al Superenalotto e quindi tutti i giorni li passi a adesso vinco, faccio 6, faccio 6, faccio 6 e ti visualizzi lì che festeggi, che fai il 6, che hai vinto, che ne so, 50 milioni di euro, 100 milioni, qual è il montepremi più alto e tu sei lì che festeggi tranquillo e ti compri la tua schedina e poi vai lì, festeggi, festeggi nella tua testa, è probabile. Poi io te lo auguro di fare 6, ma è molto più probabile che il 6 non fai. Mentre invece se tu ti impegni, metti forza, metti energie in qualche cosa, magari poi fai anche il 6. Ma diciamo che ci sono delle cose invece, dei progetti concreti che tu puoi portare avanti, che ti danno passione, ti danno energia, in cui fai delle cose, agisci, interagisci, crei, investi, ti dai da fare. E insomma, questo è quello. Lo so che come dire, è più facile come dire, vivere di illusioni, ma le illusioni, vivere di illusioni e di speranze, ma le illusioni e le speranze ti porteranno nella tomba povero o senza aver realizzato quello che tu vuoi realizzare. E purtroppo io penso questo. Un'altra cosa è che ognuno di noi ha un talento, o anche più di uno, è più portato in qualche cosa rispetto a qualcun altro, ha delle passioni, scoprile e poi perseguile. Questo è quello che devi fare. Ovviamente il punto 7 è devi avere fiducia in te stesso, se no non fai le cose. La fiducia in te stesso, l'autostima deve concretizzarsi nelle azioni che fai. Perché ricordiamoci che il pensiero vincente non è solo un pensiero, è un pensiero a cui segue una decisione, a cui segue un'azione. Queste sono due verità, forse, perché è più facile sperare nella manna dal cielo, ma dal cielo la manna non cade, o perlomeno non cade più. Oggi dal cielo possono caderti in testa le merde di piccione, quelle sì, o di gabbiano, a seconda di dove vivi, ma nient'altro. Per cui datti da fare, muovi il culo e vedrai che le cose capiteranno. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ciao a tutti.